Lei nel suo post questa mattina su Facebook ha anche ringraziato le forze di polizia che sono impegnate nei giorni delle universiadi. Ieri si sono concluse le universiadi, vuole fare un bilancio di come è andata la manifestazione? Ma innanzitutto ha anche ringraziato stamattina il capo della polizia, prefetto Gabrielli, perché le forze di polizia di Napoli e tutte le donne e uomini aggregate da tutta Italia hanno dato un grandissimo contributo per la sicurezza della nostra città. Ma devo dire la città di Napoli in tutte le sue articolazioni, comune in primis, partecipate, ma davvero tutti. Fare l'elenco è molto lungo, ma lo faremo nei prossimi giorni, perché credo che sia giusto ricordare chi si è impegnato con competenza, professionalità, abnegazione, passione, spirito di sacrificio e senso di squadra. E lo abbiamo fatto anche quando ci sono stati momenti molto difficili, quando c'era chi non ci credeva, chi pensava solamente a fare altro e non a organizzare questo evento. Vorrei solo citare il livello di altissima qualità degli impianti sportivi che in pochissimi mesi sono diventati veri e propri impianti di livello olimpionico, quindi credo che Napoli ha vinto la città. Io ho ascoltato le delegazioni di dei paesi esteri, entusiasti della città, dei napoletani, dell'ospitalità, della sicurezza, dei servizi. È stata una grande prova di maturità sulla quale non ci dobbiamo crogiolare chiaramente, ma anzi ci fa comprendere dove possiamo arrivare e provare a mantenere questi standard di sicurezza e di qualità. Però insomma credo che oggi Napoli rappresenti un punto di orgoglio del paese, come ha anche detto ieri il Presidente del Consiglio Conte, che ringrazio, di aver mantenuto la promessa e che sarebbe venuto, è venuto il Presidente Mattarella. Insomma Napoli è un punto di riferimento in questo momento per il paese, per il Mediterraneo e per quello che questa città sta facendo. Lo vorrei sempre ricordare, con molte risorse economiche in meno di altre città, molto personale in meno, tanti problemi in più, ma credo che in questo momento Napoli eccelle soprattutto per le bellezze ed è meno attenzionata per i problemi, quindi vuol dire che stiamo anche ribaltando questo schema.